Good morning, how are you? My name is Enzo, io sono Enzo, ok? Oggi andremo a preparare un piatto nella mia cucina, ecco, quindi è un piatto molto semplice della cucina italiana. Facciamo un piatto di mare, delle trenette, linguine o trenette, con un sughetto molto semplice di cozze, pomodoro e aglio. Possiamo iniziare con il lavaggio delle cose. Vanno tolto lo stoppino, cosiddetto stoppino, chiamiamolo così, ecco qui. Questo è il sistema. Poi gli diamo un colpetto così, giusto per, ecco, e andiamo avanti. Ora procediamo al lavaggio delle cozze, belle lavate in acqua corrente, acqua fresca, ok? Quelle vengono pulite, a me piacciono pulite. Ok. Scoliamo. Mettiamo a fuoco vivace, quindi molto alto, a 9. E lasciamo il pomodoro, anziché cucinarlo tanto, quando è bello maturo si sbuccia, si fa pezzetti, si tritura, si fa pezzetti e poi si mette proprio in ultimo, proprio si fa cucinare pochissimo, perché ora abbiamo fatto questo lavoro. Ecco, togliamo la parte dura, questa è tutta la parte che poi andrebbe a dar fastidio. Quindi togliamo all'interno così, però prima di finire il tutto facciamo una bella croce così e andiamo a togliere l'acqua di vegetazione. Questa è l'acqua di vegetazione, quindi acqua di vegetazione e semi. Non lo sciacquiamo perché altrimenti perde. Sentite? Il profumo del mare. Posto, adesso rilasciamo un attimo lì così. Ora prendiamo il pomodoro che abbiamo pulito e lo tagliamo, lo prepariamo in questa maniera. Una parte la utilizziamo poi da condire sopra, quando abbiamo finito. L'altra parte ci facciamo il sugo, quindi questo lo utilizziamo per il sugo. Il sapore principale deve essere quello del pesce, ecco, quindi della cozza, ok? Prova. Ok, adesso prendiamo il peperone, anche qui abbiamo tolto i semi, un pezzetto di peperone così. Lo facciamo. Lo tagliamo molto fino. Praticamente, perché dobbiamo triturare il più fino possibile? Perché è lo stesso principio che dicevamo prima. Quindi deve essere impalpabile quasi, quindi nel piatto non devono rimanere i pezzi di aglio o i pezzi di peperone o così via. Ok? Quindi pomodoro tritato fine, peperone, aglio, un pezzetto di limone, prezzemolo, alloro. Ora prendiamo le nostre cozze e le andiamo a sgusciare per fare il sugo finale. Bene? Ok, così proseguiamo. Ecco qua, come vedete abbiamo sgusciato tutte le cozze, questo è il risultato, ok? Qui ce ne sono altre e qui c'è il sugo di cottura. Quindi andiamo a prendere il sugo di cottura. Non facciamo scolare fino in fondo perché ci può essere qualche residuo, ma qui come vedete non c'è nulla perché le cozze sono state pulite alla perfezione, quindi pulitissime. Abbondante, ok?
Poi andiamo a mettere l'aglio. Ok, scaldare. Bello vivace. Aggiungiamo poi peperone. Poi aggiungiamo un pezzo di limone, così, lì, così. Ah. Una fogliolina di alloro. Aggiungiamo un altro pochino di olio. Mettiamo dentro pomodoro. Se noi aggiungessimo adesso qui il prezzemolo, cosa succede? Che nel cucinarsi il prezzemolo si lesserebbe e quindi avrebbe un colore sul marrone, si cucinerebbe troppo, come se fosse un colore diverso da quello che è il prezzemolo è verde, deve rimanere verde fino alla fine. Per la pasta utilizziamo delle linguine o trenette, che sono paste trafilate di pasta di semola di grano duro, trafilata al bronzo, che in modo tale è ruvida, vedete? Che in modo tale tiene il sugo, tiene molto il sugo. Quindi 100 grammi a persona, 100 grammi a testa. Ok. Mettiamo giù la pasta. Sale, non ce n'andrebbe. Bene, ora andiamo a togliere l'alloro che già ha rilasciato il suo profumo. Togliamo il limone che comunque ha rilasciato i suoi gusti, le sue proprietà nel sugo. Pochino, 7, ecco qua. Andiamo a mettere il nostro prezzemolo. Ok? Per non farlo cucinare, andiamo subito ad aggiungere il sugo. Ok? In modo tale fermiamo la cottura del prezzemolo. Ok. Poiché il sugo è già cotto, è già preparato, quindi basta che il sugo torni a ebollizione, a bollore, per aggiungere poi la pasta e per mantecarla. Ecco, vedete il sugo che è in ebollizione, ok? Quindi amalgamiamo il tutto. Assaggiamo. Perfetto. Ok. Adesso mettiamo qui. Adesso aggiungiamo il pomodoro al fresco, ok? Mettendo questo pomodoro al termine, sentiamo proprio la freschezza del pomodoro, di tutte le pietanze che abbiamo preparato. Adesso andiamo ad impiattare.
E adesso andiamo ad assaggiare. Che dite? Il piatto è finito? Ok, qui siamo tre persone questa sera, quindi andiamo ad assaggiare questo piatto appena fatto. Fantastico. Sapore del mare, sapore di tutti i gusti in bocca, un tripudio di profumi, un tripudio di sapori. È una mediterraneità stupenda. Ora abbinerei a questo piatto un vino locale delle Marche che è una malvasia, un'ottima malvasia che a mio parere si sposa molto bene con questo piatto. Buon appetito e buonasera a tutti!